Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia. Oggi vediamo nel dettaglio la Canyon Ultimate CF SLX Disc, la bici che ha accompagnato il Nurzakhr nella vittoria di Ceresole Reale al Giro d'Italia 2019. Zakarin ha corso la prima parte del giro con la Ultimate equipaggiata con freni tradizionali, ma dopo le difficoltà nella discesa di Montoso ha deciso di passare alla versione con freni a disco. Partiamo dal manubrio. Il Nur monta il sistema integrato H36 di Canyon, con attacco manubrio da 120 mm e piega manubrio larga 41 cm. I comandi sono gli SRAM Red Etap Wireless a 12 velocità, che offrono molta superficie d'appoggio alle mani. Vediamo installato il supporto GPS molto elegante a sbalzo anteriore e notiamo due spessori da 5 mm tra manubrio e cono sterzo. L'anno scorso Ilnul pedalava senza spessori con attacco manubrio molto negativo, quest'anno preferisce una posizione meno sacrificata. Passiamo alla trasmissione, ovviamente tutta SRAM Red Etap con corona da 50 e 37 denti all'anteriore e pacco pignoni con scala 10-33 al posteriore. La guarnitura SRAM Red D1 integra il misuratore di potenza Quark e le pedivelle sono da 172,5, misura insolitamente corta per un corridore dalle gambe molto lunghe come Zakarin. I pedali sono dei Look Keo Blade Carbon con le super rigide lamine da 20 che di solito vengono vendute separatamente. Le ruote sono le Zip 202, versione tubolare da 24 raggi sia l'anteriore che il posteriore e profilo da 32 mm. Il peso della coppia è di 1330 grammi. I pneumatici scelti dal Team Katyusha sono i Continental Competition Pro LTD da 25 mm. La sella è una Sella Italia Team Edition che non è presente sui listini 2019. Sembra un restyling della mitica Turbo anni 80, con l'aggiunta di un avvallamento centrale per ridurre la pressione. È montata sul reggisella S13 in carbonio di Canyon in posizione centrale e vediamo un giro di nastro isolante alla base, metodo semplice ma efficace per non sbagliare altezza durante il montaggio. A tal proposito si può supporre che sia stato tolto tutto il gruppo sella reggisella dalla BC1 con freni tradizionali e inserito nella BC2 con freni a disco per evitare eventuali fastidi che possono nascere quando si cambia sella a metà di una corsa a tappe come il giro. Il peso della bici, completa di pedali, misuratore di potenza, supera di poco i 7 kg, un aumento di peso accettabile se si considerano i vantaggi forniti in discesa dai freni a disco ad un non proprio discesista come il Nurzakhrin. Questa era la Canyon Ultimate CF SLX Disc di il Nurzakhrin. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Nella descrizione potete trovare tutti i dettagli. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi Pro Bike video.